Legata agli anni del boom, la storia di Vito Taccone, classe 1940, da pastore a ciclista. Una storia da raccontare, una storia attuale perché Taccone è morto un mese fa, stroncato da un infarto. Le sue ultime parole prima di morire sono state «Non voglio fare la fine» di Enzo Tortora. Nel 1961, all'esordio tra i professionisti, Taccone vince 6 corse. Per ripercorrere il passato, prima di affrontare il presente del Camoscio d'Abruzzo, siamo andati a trovare il suo antagonista dell'epoca, Imerio Massignan. Lo scalatore vicentino ha scelto la quiete di Silvano d'Orba sulle strade della Milano-Sanremo, a pochissimi chilometri dal Passo del Turchino. Qua c'è un fiume e abbiamo anche i colori dell'autunno che ci ricordano un po' il Giro di Lombardia, no? Eh sì. Qua comunque, tu mi dicevi i duelli sul muro di Sormano con Taccone. Sì, duelli molto forti, perché sono riuscito 3 anni a passare primo sul muro di Sormano e staccare Taccone, staccare De Ros, staccare quella gente lì, non era facile. Però sai, le salite a me più dure ero, meglio andavo. Il Giro di Lombardia del 61 affronta la terribile salita del muro di Sormano. Massignan stacca tutti, ma le porte di Como su di lui rientra Taccone. L'abruzzese, inutile dirlo, domina la volata a 2. Ma io avevo qualcosina in più in salita di lui. Avevo una marcia in più. Perché, ricordate bene, per correre a tappe, lui curava più le corse in linea, io curavo la classifica. Quello che dice Massignan è vero, siamo al giro del 1960, si scala lo sconosciuto Gavia, poco più di un sentiero sterrato per capre. Imerio stacca tutti, vola sui tornanti, Charlie Gaulle in crisi, la maglia rosa anche Till naufraga nelle retrovie, Massignan è virtuale maglia rosa. Nella discesa verso Bormio la sfortuna è in agguato, Massignan fora 3 volte, addio tappa, addio giro. Al giro del 1963 Taccone cala un poker d'assi, 4 tappe vinte di fila dalla 10ª alla 13ª. Riviviamolo assieme con il commento dell'epoca. Ma Taccone è scatenato, sulla salita finale d'Europa stacca tutti e va a cogliere la sua seconda vittoria. Un po' polemica, sono volati perfino dei pugni. Primo sarà ancora Taccone su Adorni e il terzo Balmamion gode della sua maglia rosa. Ma la terza vittoria consecutiva fa di Taccone l'uomo del momento. Poco prima di Saint-Vincent il gruppo si ricompone, ma la volata è sempre di Taccone, 4 vittorie consecutive. Peccato sia in ritardo di 11 minuti. Paese dove si nasce. A rientro ad Avezzano, il suo paese natale in Abruzzo, la folla è in delirio, 60.000 persone accolgono Vito Taccone come un re. C'è Taccone che va come il vento, se lo vedi è sempre un portento. La vittoria gli sospira nel cuore, ma è difficile prima arrivare. Non era certo facile il carattere di Taccone. Siamo al Tour del 1964. Basta una scintilla per scatenare l'inferno tra lui e lo spagnolo Fernando Manzaneque. So che ogni tanto ne combinava qualcheduna, quel suo carattere, però amico, io e lui non siamo sempre stati buoni amici. Per la sua grinta ed il suo carattere, Taccone diventa l'ospite fisso al processo alla tappa condotto da Sergio Zavoli. Siamo al giro del 1968, Merckx, trovato positivo all'antidoping, viene cacciato dalla corsa rosa. Questo giro oramai è infisciato da quello che è avvenuto.
e una tegola capitata sulla testa a voi organizzatori che non ne avete la minima responsabilità, ma questa tegola vi è caduta sulla testa, per cui di vittime qui ce ne sono due, una in Merse e l'altra in Giro d'Italia. Signor Mondanelli, ci siamo ritrovati adesso impantanati in quello che può essere definito uno schifo, soltanto perché qualche persona ha cercato di buttare fango su questo sport. Io parlavo due minuti, poi scappavo. Lui faceva odi e lui stava lì anche 10 minuti a fare il processo alla tappa. Giugno 2007 Taccone viene arrestato con l'accusa di associazione a delinquere e rilasciato poco dopo. Ad ottobre il camoscio d'Abruzzo ne inventa una delle sue e si incatena davanti al tribunale di Avezzano per chiedere giustizia. Una settimana dopo Vito Taccone viene stroncato da un infarto e muore. Una morte assurda, come assurde sembrerebbero le accuse rivolte al campione abruzzese. Una situazione scottante visto che al tribunale di Avezzano è quasi proibito pronunciare il cognome Taccone. Vorremmo fare domande precise a chi ha indagato su questa vicenda, ma la possibilità ci viene clamorosamente negata. Proviamo ad avvicinare il giudice delle indagini preliminari, Alberto Amodio. Io volevo fare, se era possibile, un'intervista su che cosa, su qual è il conflittato Taccone. No, non credo sia il caso. Ma è possibile fare due domande? No. Più tardi? No, non abbiate pazienza. Non è un caso che non... Il sostituto procuratore della Repubblica di Avezzano, Guido Cocco, è più scaltro a schivare le nostre telecamere uscendo da una porta secondaria. Sta facendo un reportage sul caso Taccone. Beh, ma d'accordo, ma si può salutare, cioè non vedo perché lui deve essere scappato così da una porta secondaria. Ma non è l'ordinamento giudiziario, è questione di educazione. A questo punto ci dirigiamo verso la fabbrica di abbigliamento sportivo di proprietà del figlio di Vito Taccone, Cristiano. Da sottolineare che sia la fabbrica che il figlio non c'entrano nulla con l'inchiesta e con il processo che ancora deve scrivere la parola fine. Leggendo gli atti di accusa si capisce come sul caso regni un gran caos. La storia ruota attorno ad un capannone industriale che Vito Taccone aveva affittato a terzi. Là dentro veniva venduta merce contraffatta e rubata, il tutto ad insaputa di Taccone, che però è stato accusato di favoreggiamento e associazione a delinquere. Questo qui è un capannone di proprietà di papà, l'aveva dato in affitto e poi è stato accusato di aver partecipato con loro a delle truffe, delle cose di roba griffata. La cosa che mi fa più ridere è che praticamente qui è pieno di abbigliamento, perché ovviamente noi ci hanno dovuto ridare il capannone che è tornato nostro, ci hanno ridato le chiavi, ci metteremo le attività che vogliamo. E qui abbiamo ammucchiato le griff che sono state l'abbigliamento che è stato il problema. C'è ancora piena di... Sì, c'è, sta tutto pieno, non lo so, lo bruceranno, lo toglieranno, perché qui non potrà stare per sempre. E per capire meglio chi era Vito Taccone, accompagnati dal figlio Cristiano, abbiamo visitato la fabbrica dell'Amaro Taccone ed il piccolo paradiso che il camoscio d'Abruzzo si era costruito nelle sue terre. Questo era io lo chiamo il regno di papà, dove lui aveva il suo prato, aveva i suoi animali, aveva le sue piante, gli è sempre piaciuto, sin da quando era bambino. Lui, più che lui, la mia mamma o gli altri parenti mi raccontano che quando lui era giovane gli piaceva avere gli animali, poi ha corso in bicicletta, ha fatto tutte quante le sue varie attività che l'hanno portato lontano. Adesso che cominciamo un attimino a pensare all'età del pensionamento, aveva... Si era un pochettino, diciamo, ritirato di più qui sopra, ci passava più tempo. Please don't think of me. If you do, you gotta block it.
I got chills tonight. And you can't be here to stop. C'è uno che viveva così, no? Che c'aveva la sua fabbrica di liquori, c'aveva i suoi animali, c'aveva le sue cose, c'aveva il suo nome, c'aveva, cioè, c'aveva tutto quello che c'aveva. Viveva bene, no? Ma te rendi conto, te, processatemi, attaccato fuori al tribunale. Cioè, te voglio dire, non è normale. I walk from the bar, 'cause they were all laughing. I wished on a star, but they covered it in satin. E qui abbiamo il megafono con cui papà fuori al tribunale si voleva far ascoltare da tutto il mondo, che non gli serviva a lui il megafono per farsi ascoltare da tutto il mondo. Queste sono le catene. E poi c'aveva pure le manette. Ma gli bastavano i lucchetti, era andato a comprare le manette, era andato a comprare. Ogni tanto mio padre lo chiamavo Attila io. Mi pure rispondeva. Io non ho timore, neanche di avere un giudizio negativo nei confronti di mio padre. Neanche mio padre aveva timore. Mio padre quando ha sbagliato ha pagato. Loro non possono adesso pensare solo ed esclusivamente al loro quotidiano e dire aspettiamo che si abbassano i toni e poi Dio provvede, oppure tra 5 anni, oppure tra 7 anni, oppure è morto, archiviamo il caso. Perché il problema sarà questo, che si tenterà di archiviare il caso. Sicuramente se mio padre ha delle colpe, è giusto che il mondo sappia che mio padre ha delle colpe. Se non ce l'ha, è giusto semplicemente farlo riposare in pace, perché mio padre è così, non riposa in pace. Paolo, il nostro giro si conclude qui davanti al tribunale dove mio papà si è legato. Io oltre alla casa ho ereditato da papà anche le catene e le manette. Io spero che in questa vicenda venga fatta giustizia, perché non vorrei essere obbligato a doverle utilizzare anch'io. We'll be right back.